Cari telespettatori, ben ritrovati a Conoscere i funghi. Ci troviamo in un bosco misto, latifoglie e conifere, in una valletta un po' umida e abbiamo incontrato alcuni esemplari di Craterellus tubeformis. Il Craterellus tubeformis è un fungo molto simile al Craterellus lutescens, chiamato, conosciuto anche col nome di Finferla, però ha qualche piccola differenza che ci può aiutare a riconoscerlo. Entrambi, sia il Craterellus lutescens sia il Craterellus tubeformis, sono specie commestibili e di buona qualità. Allora, Craterellus tubeformis innanzitutto ha una colorazione bruna sul cappello che talvolta va verso tonalità olivacee, quindi un bruno olivastro, un bruno verdastro qualche volta, o qualche volta con anche delle componenti nere abbastanza cospicue. Sotto il cappello, a differenza del Craterellus lutescens, la superficie è più gialla, più giallo talvolta anche verdognolo, ma non è liscia o presenta solo delle increspature come Craterellus lutescens. Questa qua invece presenta delle pseudolamelle abbastanza evidenti, abbastanza regolari anche. E qui si vede bene che queste pseudolamelle sono decorrenti sul gambo. Il margine del cappello è piuttosto irregolare, anche se è quasi rotondo negli esemplari giovani. Il gambo di questo fungo è piuttosto slanciato, di un bel colore giallo-aranciato, che però talvolta può presentare tonalità olivastre. Questo genere Craterellus prende il nome anche dal fatto che il gambo presenta una cavità centrale. Non è una carne soda completamente piena all'interno, ma è una carne piuttosto membranosa che forma un rivestimento abbastanza spesso del gambo, ma sempre con una cavità centrale. Abbiamo conosciuto in questa occasione Craterellus tubeformis, una specie nota ai cercatori, molto spesso scambiata per Craterellus lutescens, una specie di buona commestibilità, ed è tutto per oggi. Ci rivediamo con una nuova specie.